Ci siamo con una connessione ni, ma proviamo a farvi vedere, visto che siamo nel nostro tour della Val d'Intelvi, il posto forse più suggestivo. Il nostro amico Luigi ce ne sarà contento. Ciao Luigi, intanto ti salutiamo. Siamo in vetta alla Sighignola, dove la vista è meravigliosa, dove ci sono in corso vari interventi. Il prossimo anno sarà un po' tutto diverso. Adesso vi facciamo vedere anche che cosa si vede da qui, il Generoso, Rimani giusto? là, Quello là esatto. è il Monte Generoso, sotto c'è il lago di Lugano, Lugano. e con me sempre la nostra Sciura Ornella. Buongiorno Siamo Ornella. venuti in alto. Buongiorno. Io era tanti anni che non salivo alla Sighignola, sono rimasta è completamente cambiata dai tempi in Ecco, è cui in venivo corso un io. intervento Di edilizio importante, riqualificazione. esatto. Sì, pare che così ci ha detto, cioè è rimasto il chiosco e lui appunto ha detto che stanno costruendo un albergo con un ristorante Ed e è in quindi corso anche lo studio di, perché ce ne ha parlato la regione, di poter far ripartire anche la la funivia funivia. che tu ricordi, vero Sì, io Ornella? mi ricordo che c'erano, adesso non ci sono più neanche i piloni, che c'era questa funivia che però non è mai stata funzionante, che univa Campione con Campione, alla univa alla Sighignola, proprio qui alla Sighignola, vetta. Questa esatto. viene definita anche il balcone di, viene definito il balcone d'Italia, Adesso e beh. siamo leggermente sotto al balcone Sì, perché il e sopra balcone è non lassù. funziona la connessione. Vi facciamo vedere che cosa si vede da qua. La vista è, come dice la nostra amica Isa, davvero bellissima, mozzafiato. Il Monte Generoso in vetta lassù, lo vedete, il lago di Lugano, Melide qua sotto, la Svizzera, questa sotto è Svizzera, Svizzera, è proprio tutta siamo in Svizzera, Svizzera, sì. questo è il confine perché la Sighignola Alta Val d'Intelvi è proprio sul crinale di confine tra Italia e Svizzera. E la nostra Esatto. amica Graziella, che è della valle, dice, apprezza lo spettacolo che le stiamo facendo vedere. Ciao Graziella, un saluto a te. Siete arrivati al balcone d'Italia. Sì. Peccato il degrado circostante. Ma ti No, non dirò, è. abbiamo visto che qua sopra però sta in corso un'operazione importante di recupero, Ma vero? sì, ma anche qua sotto hanno Qui c'è il parco fatto giochi. un parco giochi per i bambini, Esatto. l'erba tagliata, ci sono un degrado, no. È il fatto È che un po' appunto cambiato. c'è un cantiere sopra e quindi Esatto. uno dice, cioè, beh, per arrivare proprio alla terrazza del balcone c'è un bellissimo. Poi ci ha spiegato il gestore del chiosco che prima c'era anche un segnale della connessione per le reti, adesso è stato abbattuto. Si spera che quando verrà sistemato l'albergo, Magari almeno faremo la diretta da lassù. Ecco, si vedete, possa. quella è la bandiera italiana. E adesso Jack ci chiede: bello, aspetta un attimo. Buongiorno anche ad Antonio, Balcone d'Italia, e chi non ricorda Buffa, Era un bar, se non sbaglio, e dove c'era sotto anche la discoteca. È giusto, potrebbe essere Jack quella. conferma, c'è un saluto dal Gargano, ce lo scrive Massimiliano che è in vacanza ma ci sta E seguendo. quindi sì, Oggi effettivamente Massimiliano io mi siamo arrivati ricordavo in così. vetta alla Sighignola, il posto è davvero splendido. Ancora, vieni Ornella, facciamo un ultimo Sì. tentativo, se cade la connessione. Qui siamo proprio sul crinale, bisogna stare attenti. Allora, questo è il cartello che fa vedere dove siamo. Seguimi che andiamo di Sì, qua sì, sì, e sì. andiamo fino a dove c'è. Allora, quella sopra la vedete la bandiera italiana, quindi siamo qua in Italia. E adesso andiamo al confine svizzero, perché sotto di noi c'è la Svizzera. Io ricordo l'anno scorso avevo fatto questo collegamento e funzionava la connessione abbastanza. Ciao Lori, che ovviamente essendo della zona apprezza questa vista spettacolare che oggi ti abbiamo offerto, vi abbiamo offerto. Ciao anche a Clara che ci sta guardando. E qui, se non Buongiorno. sbaglio, c'erano quei famosi piloni della funivia. Ecco, credo Esatto, sia proprio questa la la zona. zona di arrivo della funivia. Il balcone è sopra, dice Lori, esatto, e qua Esatto, però sopra. non possiamo. Purtroppo la connessione non c'è, Lori, l'abbiamo visto prima assolutamente, già siamo stati fortunati a fare questo, ma se siamo ulteriormente fortunati e la connessione Riusciamo ad tiene, andare? andiamo dove c'è la bandiera, il confine svizzero e vi facciamo vedere sotto. Ah, ecco, sì, hai ragione, guarda, questo è quello della, Vedi che quello, c'era hai il fatto ragione, esatto, della della funivia, funivia, che non è esatto. mai stata, non è mai funzionato. Da Campione a Lanzo. All'Anzo, Qui la esatto. Sighignola, la vetta è, adesso il comune è Alta Valle d'Intelvi. Ecco qua, vedete? Motore della funivia. Eccola qua, questo è il motore della funivia, esattamente.
iniziati nel 1962 con la Costituzione, ma non è mai stata. Molto bene, e allora? Non furono mai portati a termine i lavori, quindi. Lavori mai portati a termine, come ha detto appunto la Sciura Ornella. Sciura, oggi abbiamo fatto un bellissimo tour, chiudiamo facendo vedere questo panorama mozzafiato, direi. Guardate, Sciura? È bellissimo, è bellissimo. Ti ho riportato la tua infanzia, hai sì, detto che sei venuta. Infanzia no, no, però ero gioventù, venuta. La tua gioventù, gioventù. Sì, certo. Devo dirlo a mio marito, perché qua ci venivamo spesso, non c'è più. È cambiato un po' tutto, sì, eh? Non è cambiato. Si può più parcheggiare, c'era. Eccola qua sotto. Questo là. Bar, ristorante, se non sbaglio sotto c'era anche una discoteca, una sala da ballo. Vabbè, è cambiato. È giusto. Balcone d'Italia però, Sciura. Allora, vedete, là sopra c'è il generoso Melide. Qui sotto questo è Melide, esatto. E qui, adesso se ripeto, tiene sempre la connessione, speriamo di sì. Questa è la bandiera svizzera, quindi siamo al confine con la Svizzera. Ecco qua, c'è Lugano sotto di noi, altrettanta vista spettacolare. Il Ceresio è qua. Poi dopo Lugano, Ornella, si la va. La troviamo, sì, sulla destra. Verso Oria e Porlezza. Esatto. Bene, direi che è tutto. Il nostro tour di oggi finisce qui con questa vista spettacolare dal balcone d'Italia, la Sighignola. Dove ci vuole un po' il gipunin. No, qua si sta bene, rispetto tu che l'hai lasciato in macchina, io l'ho tenuto. Va bene. Qua si sta bene, il sole è bello caldo, proprio bello.